Oh, bentornati a Mortal Roots. Oggi parliamo dell'essere single o essere coppia. Ho letto su DJ.it un articolo che dice che è meglio essere single. Perché? Perché vengono analizzate 6 tipologie di coppie. La prima, la coppia spudorata, quella che limona duro anche alle 7 del mattino e in cui sembra quasi che le loro lingue si sfidino in un qualcosa di estremo. Poi abbiamo la seconda tipologia, le coppie che usano il noi, quelle che hanno il profilo Twitter, Facebook, Instagram comune e che vanno a completare le frasi dell'altro. Mamma mia! La terza coppia sono quella tipologia di coppia che ti accoppia, quelle che, per capirci, la loro massima aspirazione è fare un'uscita a quattro. La quarta tipologia di coppia, la coppia con i nomignoli, Gucci, Patatino, Orsacchiotto e anche qui, mamma mia! Al quinto posto la coppia up and down, quella coppia che si lascia 15 volte nell'arco di un mese e tu per 15 volte sei lì ad ascoltare una delle due parti e a ripetere sempre le stesse cose, fantastico. Poi la sesta tipologia di coppia, che secondo me è la peggiore, quella tipologia di coppia che va tutta alla grande, quelli che si fingono felici e poi litigano in pubblico mettendoti sempre in una situazione di imbarazzo. Beh, se regge più. Comunque, a prescindere da coppia o essere single, secondo me la cosa importante è sentirsi liberi in coppia o single. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è. Chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che cosa se quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Perciò ritrovate la vostra voglia di vivere, che siate coppia o che siate single, e se siete coppie, discrezione, questa forse è la parola migliore da usare e da tenere a mente. Io sono Cischi, il vostro cantacuore, questo è Mortal Roots, alla prossima strada.